Ciao ciao! Benvenuto alla terza puntata dedicata al concetto di interiorità ed esteriorità. Questa volta, in questo video post, voglio approfondire il discorso relativo alla personalità. Personalità con cui noi ci identifichiamo. Ora vediamo però se questa personalità che abbiamo costruito da quando eravamo piccoli e che ci ha portato fino adesso ad essere quello che siamo, vediamo se questa personalità in realtà è stata costruita da noi o invece è stata montata mattoncino dopo mattoncino da altre persone. Cominciamo col partire con una metafora in cui questa personalità rappresenta una specie di edificio. I primi mattoncini di questo edificio sono stati messi dai nostri genitori che hanno dato un senso inizialmente, laddove non avevamo fisicamente nemmeno la forza di metterci in piedi, hanno dato un senso alla nostra esistenza. Quindi l'amore dei nostri genitori o comunque qualsiasi loro atteggiamento nei nostri confronti ha costruito le basi di questo edificio. Dopodiché siamo arrivati a completare questo edificio con il discorso relativo all'educazione scolastica, alle nostre amicizie, alle nostre esperienze. In realtà abbiamo costruito un edificio che reagisce a quello che noi poi andiamo a percepire come mondo esterno. Abbiamo costruito un edificio che ha addirittura un impianto di sicurezza nel mondo esterno e chiunque lo voglia invadere viene bloccato all'ingresso attraverso questo sistema di sicurezza. Ad un certo punto però della nostra vita può capitare, non è detto che succeda, però può capitare che questo edificio subisca delle scosse che vengono dal basso. Una specie di, una sorta di terremoto. Il terremoto è un evento che non è spiegabile dal punto di vista della personalità, che travolge a livello vibratorio tutta la personalità e la rende instabile. A un certo punto in questo terremoto emotivo noi cominciamo a perdere dei pezzi di edificio, cominciamo a perdere delle sicurezze, delle certezze, quelle che per noi erano le certezze, perché la solidità di questa personalità che abbiamo costruito ci ha fatto ad arrivare a essere quello che fino a questo momento siamo stati. Il problema nasce quando, con la crisi del terremoto emotivo, subentrano all'interno di queste personalità, una serie di informazioni che destabilizzano lo stabile. Queste informazioni necessarie alla crescita, dalla personalità che vuole mantenere il sistema di sicurezza e il sistema edificio, non sono accettate, perché risulterebbe come ristrutturare l'edificio, buttare tutto a terra e ricostruire un altro. Quindi la nostra personalità impedisce questo, ma noi comunque con il terremoto emotivo continuiamo a stare male, continuiamo a percepire dentro di noi una sorta di instabilità. A questo punto, che cosa significa la crisi? La crisi significa che nel momento in cui arrivano delle consapevolezze, delle informazioni che vanno ad urtare la stabilità della nostra costruzione mentale, noi le percepiamo come qualcosa di pericoloso, perché è come se la realtà esterna volesse invaderci di qualcosa che noi non conosciamo. Probabilmente ad un certo punto dobbiamo capire che ci sono altre informazioni che non vengono dalla personalità stessa. Perché arriva questo terremoto emotivo se la personalità è stabile? Per quale motivo ci sentiamo nell'interiorità qualcosa che non va e sentiamo una forte paura per ogni cosa che lede la nostra stabilità? Con tutti i mali vengono per nuocere. Al prossimo post. Ciao!